Cacao rappresenta un po' il quello che è la punta di diamante dello sport in vespa. Nasce, diciamo, dalla fine degli anni 40, come tutti sapete, dalle gare, diciamo, nel Lazio a Roma, viene richiamata a Pontedera, poi necessariamente è nella componente della squadra sei giorni che vinse la medaglia d'oro e poi innumerevole. Ci ha accompagnato negli anni 50-60 moltissime volte nella 1000 chilometri, ma anche nel giro dei tre mari, in cui partivano un collaudatore e 10 componenti. Tutte e 100 la Vespa dovevano arrivare. Necessariamente, se uno rimaneva, era scoraggiato, si metteva dietro a Cau, ti faccio rientrare io, e ti ci faceva rientrare nel tempo. Quindi ha partecipato ed è stato anche vicino a noi nell'agone, diciamo, della regolarità da cui è partito nel 51 con la sei giorni. Grazie Cau, e con il cuore tutti noi facciamo sentire il calore di quello che è lo sport in vespa italiano. Dunque, è passato 67 anni dalla mia vittoria della sei giorni del 51 e sono qui orgoglioso oggi essere qui voi campioni a farmi una bella premiazione a tutti voi, e sono orgoglioso. Io vi ringrazio a voi di aver partecipato in queste belle manifestazioni. Vi saluto e vi auguro tanto bene il proseguimento per l'avvenire con la vostra Vespina e vincere tante 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 gare. Arrivederci. All'interno del raduno, queste erano le Vespe Nere Super Cao guidate dal Vespa Telebro di Valerio Paparazzo. Valerio, ti lascio la parola, te sei preso di Cao, quindi ti lascio la parola per annunciare. Allora, grazie a tutti, è stato veramente stupendo, un'accoglienza e una manifestazione che merita, e credo che merita tutti gli anni ritornare veramente nel cuore della persona che è di sperato che tutti gli anni Eugenio e tutto il resto per potere si dica questa manifestazione, che secondo me è da ricordare. Noi del Vespa Club però, e credo non soltanto del Vespa Club però, ma credo che tutti i vespisti del mondo diano una riconoscenza a Giuseppe Cao, che quest'anno compie 90 anni, e noi abbiamo deciso di fargli la medaglia d'oro, che se lo merita,
oltre che vespista anche come uomo, veramente una persona formidabile. Grazie e dedicherei la parola a lui. Annunciamo con enfasi medaglia d'oro a Giuseppe Cau. Le Olimpiadi della Vespa, primo classificato, medaglia d'oro a Giuseppe Cau. Thank you.